uscita 92 sulla destra in B458. Siamo arrivati all'uscita Fulda Mitte per andare a vedere di trovare la pompa del gasolio, quella della mia carta carburanti. Prendere la seconda uscita in Danziger Straße. Com'è che hai detto? Si chiamava Strasse, che io sappia. Destinazione raggiunta, Danziger Straße 6. La destinazione si trova sulla sinistra. Continuava a darmi la pompa di un'altra parte. Io ero alla 7 e continuava a darmi la 3. E la 3, e la 3, e la 3. Mi sposto, vado alla 3, mi dice nessun rifornimento disponibile. Fantastico. Fantastico. Ho provato due volte, tutte e due le volte nessun rifornimento disponibile. Adesso buona, ce ne andiamo a Orbrands a fare gasolio, andiamo in Austria, costerà, non so, qualche decimo di euro in più, probabilmente, ma almeno lì non dovrebbero fare scherzi di questo genere. Però se no 230 litri di gasolio ancora nel serbatoio, comunque a casa in Italia ci dovrei arrivare. Poi quando sono in Italia proviamo anche da altre parti.
faccio gasolio normalmente e buona lei. Infilo 100-150 litri così e basta. Ma porcaccia, porcaccia. Facevano di LNG e uno immagino facesse gasolio. Niente, continua a me o mi diceva che mi rifiutava la transazione, oppure mi dava la pompa numero 3, il primo. Alla pompa numero 3 mi diceva che non c'era disponibile alcun rifornimento. Facciamo per far passare o se si spostassero. Non questo qua che forse è rimasto a piedi, ma i colleghi che sopraggiungono dall'autostrada. Dai, ma ce l'abbiamo fatta a fare il nostro ritorno in A7 per il gasolio, e adesso ne parliamo al confine austriaco. Ragazzi, ciao a tutti. Allora, dopo 4 ore e 10 di guida mi fermo qui al Riedenerwald. Forse non è sta gran bella idea da quel che vedo. Ma d'altronde io ho già 4 ore e 10 di guida, quindi devo cominciare a trovarmi un posto dove fare la mezz'ora, non i 45 minuti, devo fare mezz'ora. Adesso andiamo a vedere nel parcheggio.
guarda qua che largo che c'è. Vabbè, se venivo qua giù era meglio. Come quando mi sono fermato alla Illertal Ost. Speriamo di farcela.